Secondo me, giocatori del Milan, quelli che indossano la maglia del Milan, hanno un sangue diverso per queste competizioni. Io ho avuto anche storia con il, un po' con Dinamo Kiev, i miei primi passi, diciamo così, da giocatore sono stati là, però il Milan è stata un'altra storia, è una storia bellissima. Due finali di Champions League, e soprattutto primo è stata un'emozione fantastica. Per me, come giocatore giovane che giocava nella Dinamo Kiev, e Champions League era una grande vetrina. Attraverso le partite di Champions League sono riuscito a conquistare l'Europa giocando bene, facendo tanti gol, e mi ha aperto la possibilità di venire a giocare una grande squadra come Milan. È solo grazie a Champions League. Deve avere un approccio diverso. Champions League è una competizione con grande storia, soprattutto c'è un legamento con il Milan incredibile. Quando giochi contro squadre più importanti del mondo, riesci a competere con giocatori più bravi del mondo, ti dà una carica. Per tifosi del Milan, Champions League era qualcosa di più. Quando giocavi a San Siro, stadio sempre pieno, abbiamo disputato bellissime gare. E segnare gol davanti a pubblico rossonero, davanti a tifosi rossoneri, c'è un'emozione incredibile. I tifosi del Milan aspettavano queste partite, cioè avevano un approccio diverso, anche i giocatori. L'avvicinamento era sempre, qualche partita eravamo magari un po' tese, per esempio uno di noi aveva un approccio diverso, però era una serenità dentro spogliatoio, c'era una carica giusta, consapevolezza del mezzi, perché Milan aveva una grande storia, questa storia passata da vecchie generazioni a generazioni nuove, e Milan sempre ha avuto una storia incredibile con Champions League. Sicuramente quando tu indossi la maglia del Milan, quella storia passa anche attraverso di te, ti rende più sicuro di te stesso, ti rende più forte. Soprattutto questi, io direi, due partite, partita contro Ajax, perché abbiamo creduto fino alla fine e poi abbiamo fatto gol l'ultimo minuto, e questo è stato un segno per tutti noi. Poi la partita contro Inter sicuramente. Noi ci credevamo, forse credevamo di più, la squadra era pronta per giocare a finale, e poi il finale è stata bellissima, anche se tanti dicono non è stata bellissima partita, però per noi, calciatori, era stata una battaglia, e noi ci siamo riusciti a vincere. Quel sguardo era sguardo sicuro. E stavo aspettando il fischio dell'arbitro, lui ha fischiato, io non ho sentito, poi stavo guardando un attimo arbitro, un attimo portiere, poi era molto concentrato io. Infatti quell'emozione era quando abbiamo fatto quel passi 30 metri di cammino, che ti passano tanti pensieri, però quando arrivi già là, io ero molto concentrato, ero sicuro e stavo aspettando solo del fischio.
mi manca quella energia in campo, energia quando tu senti il rumore del tifosi, comunque sei concentrato, mi manca preparazione prima della partita, tensione prima della partita. Sempre bello di ascoltare, c'è tanta voglia di tornare in quell'ambiente, di sentire quella musica là. Milan è una squadra che sa stringere denti quando un momento è difficile. È una squadra che è cresciuta tanto. Secondo me questa Champions League aiuterà ancora a ragazzi giovani di crescere di più e di avere più esperienza. Questo Milan ha grande potenzialità di veramente di fare bene.